Questo argomento mi suscita anche molti aneddoti, per esempio, riallacciandomi a quanto diceva prima la professoressa Fiusaroli, un aneddoto personale. Una volta, molti anni fa, una volta mi trovavo in Inghilterra e a una cena stavamo tutti magnificando, diciamo, il fatto che l'inglese fosse una lingua veicolare che ci permetteva di comunicare sempre con tutti. E anche una giovane spagnola con un tipico humor andaluso fa, e lo so, ma poi li capiscono tutti. E cioè a dire che ci sono dei momenti in cui non ti devono capire, o perlomeno ti devono capire soltanto alcune persone. Che cos'è una scrittura segreta? Una scrittura segreta è una scrittura che viene dedicata soltanto ad un pubblico particolare, spesso ad una persona sola. Ma si tratta di una riscrittura in realtà, cioè si tratta di una scrittura di una scrittura. Ora, il supporto, il fuoco e il fondamento di questo tipo di pensiero non è soltanto tecnico, ma è un fondamento principalmente filosofico, che adesso non vi sto a raccontare, però vi voglio soltanto accennare a un grande filosofo del Novecento, che è Ludwig Wittgenstein, dal quale si può argomentare che la riscrittura e il gioco delle lingue, delle scritture segrete, è riportabile a quanto lui racconta nelle ricerche filosofiche, punto. Non inoltre di più. Ora, proprio in questo senso, noi abbiamo qui, come voi vedete nella schermata, un alfabeto maiuscolo di 26 lettere, sotto c'è scritto modulo 26, cioè il termine tecnico. Vuol dire che il modello di riferimento al quale ci stiamo riferendo, appunto, è di 26 entità. Questa tabella di maiuscole può essere riscritta in minuscole, cosa molto semplice, la più evidente e la più ovvia che si possa pensare. Ma quando vogliamo complicare le cose, possiamo fare un'operazione diversa. Possiamo dire che A non, diciamo, a maiuscola può essere sostituita da una A minuscola, ma nel caso di una riscrittura di tipo segreto può essere anche sostituita da una B minuscola. Quindi noi abbiamo A maiuscola, B minuscola, B maiuscola, C minuscola, fino ad arrivare a Z maiuscola, A minuscola. Vi volevo dire questo, che sembra una cosa piuttosto banale, piuttosto ovvia, ma in realtà è un meccanismo sul quale si costruiscono le sostituzioni. Questo è il punto. Un'altra cosa importante che io non vi ho qui specificata, ma che poi la vedremo e che comincio a dirvela subito, è che noi possiamo sì sostituire A maiuscola, B maiuscola, fino a Z maiuscola con le minuscole dell'alfabeto, ma possiamo sostituirlo anche con i numeri, quindi 1, 2, 3, 4, 5, e la seconda, nello stesso modo, possiamo fare A maiuscolo 2, B minuscolo, B maiuscolo 3, eccetera, eccetera. Questo perché vi dico questo, aggiungo questa questione numerica? Beh, per un fatto molto importante, e cioè che ci sono delle caratteristiche comuni che noi troviamo sia nella lingua sia nei codici, diciamo così, numerici. Hanno molte caratteristiche comuni, ma ce n'è una specifica che il calcolo non prevede. Cioè, in realtà, diversamente a quello che si pensa, la lingua è un sistema più potente di quello matematico. Oggi ci stanno
bombardando di cose di tipo analitico, matematico, bisogna fare un tipo di indirizzo assolutamente tra virgolette scientifico, ma ci dobbiamo rendere conto, questo è un fatto appunto scientifico, che il sistema più potente di cui noi disponiamo è appunto la lingua. La lingua ha per caratteristica di poter, diciamo, uscire dai propri limiti attraverso una funzione che è una funzione di creatività, mentre il campo no, se no non è un campo. Cioè a dire, io posso scrivere 2 più 2 uguale 4 ed è un calcolo, 2 più 2 uguale mela e Mondrian. O diciamo Magritte, insomma, per essere più vicini. Quindi questo è una cosa estremamente importante. Qui noi nella, diciamo così, nella parte, nella sequenza a piedi pagina abbiamo che la maiuscola si muta in A minuscola e che la A maiuscola si muta in B minuscola e C. Allora, che cosa hanno di comune questi due sistemi? Cioè il sistema della lingua, il sistema della scrittura contemporaneamente, la scrittura alfabetica in particolare e il sistema numerico hanno in comune una cosa che si chiama discretezza. Allora, io vi leggo questo passo che ho cercato di fare in scrittura breve, diciamo, e poi ve lo commento. I fonemi di una lingua, che cosa sono i fonemi? I fonemi di una lingua sono quelle unità del piano espressivo che raccolgono tutti i foni che sono le nostre emissioni di voce, no? In una classe. Faccio un esempio. Se io dico casa, la C la raggruppo sotto il fonema C, diciamo. Se io dico casa alla Toscana, lo stesso, ma sono molto diversi. Quindi la nostra emissione fonica può essere diversissima, ma la classifico in quel fonema. Allora, questo vale anche per i grafemi, comunque, diciamo, quindi i fonemi di una lingua, gli alfabeti fonetici, sono basati sulla discretezza, ossia un insieme numericamente finito di elementi non continui. Che cosa vuol dire questo? Quelli che fanno il liceo linguistico lo sanno sicuramente, ma anche gli altri, che ci sono delle lingue che hanno, per esempio, non so, il russo mi sembra 54 fonemi, l'italiano ne ha 26, se non vado errato. Allora, questo è un esempio classico di un grande studioso linguista che si chiama Martinet e dice tra due parole, pollo e bollo, due parole, due, diciamo, due segni linguistici, esiste una sola differenza. Cioè, qual è? Che il fonema P, che si chiama occlusiva sonora, scusate, occlusiva sorda, e quello B, che invece è un'occlusiva sonora. Cioè, la differenza sta nel fatto che uno è sonoro e l'altro è sordo. Sonoro vuol dire che si muovono le corde vocali, sordo vuol dire che non si muovono. Nel caso della vibrazione, cioè nel parlato, che caratterizzano B rispetto a P, queste vibrazioni, finché restano percettibili, la voce, la parola viene capita come bollo. Quando si arriva a una certa soglia, invece, che non è più percettibile, si percepisce come pollo.
Ora bisogna considerare che a seconda del contesto questa P può essere più o meno sonora. Per esempio, se io dico buon pollo, siccome prima della P c'è una N, una L, questa è nasale, quindi sonorizzata, anche la P è un po' sonorizzata, ma non ha nessuna importanza, viene categorizzata come una occlusiva sorda, perché altrimenti non potrei, diciamo, fare la distinzione. E la cosa interessante è questa, che o è pollo o è bollo, terzium non dato, non c'è una cosa di mezzo. Questo vuol dire discretezza, non c'è continuità. Attenzione, non c'è continuità a livello di lingua, ma a livello di parlato c'è, solo che non si percepisce, cioè che si categorizza secondo le regole della lingua che noi possediamo. La analogicità invece è la caratteristica opposta. In qualche modo dovremmo attribuire l'analogicità a quello che abbiamo chiamato parlato, no? Allora, la rappresentazione analogica è basata sul confronto o analogia di quantità fisiche che cambiano in maniera continua, come abbiamo detto prima. Nel parlato di buon pollo ho una leggera sonorità che però non registro. Gli esempi più macroscopici però sono di quest'altro genere, questi si capiscono subito, e sono per esempio la meridiana, la clessidra o la lancetta di un orologio meccanico che si sposta sul quadrante. Ora vediamo, questa è una meridiana. Cosa fa la meridiana? La meridiana analogizza, diciamo, il corso del sole in un cerchio che attraverso un ognomone segna l'ombra che proietta il sole su questo piano. E quindi non fa come l'orologio digitale che passa da un minuto all'altro di scatto, passa piano piano piano, come l'orologio meccanico, che ovviamente è questo. Poi abbiamo un'altra misurazione del tempo, che è la clessidra. Allora, voi tutti immaginate la clessidra, quella con la sabbia, no? Io ho voluto invece farvi vedere questa immagine, che è quella con l'acqua, che è la prima clessidra. Vedete che qui ci sono però dei numerini che indicano evidentemente le ore. E perché quella con l'acqua vi ho voluto far vedere? Questo appunto sono tutti esempi di continuità, di analogicità. Perché l'etimologia di clessidra viene da rubatrice, diciamo ladra di acqua, da clepto, quindi come cleptomane, quello che ha la mania di rubare, e indor, acqua. Quindi la prima, proprio anche etimologicamente, è questa qui. Questo per raccontarvi un po' la differenza che c'è tra, diciamo, la rappresentazione analogica e la discretezza degli alfabeti, della lingua, eccetera. Ora, a che cosa serve, diciamo, la digitalizzazione? Perché in realtà noi abbiamo un mondo oggi che è tutto digitalizzato, da oggi, da qualsiasi cosa, da immagini del computer, è tutto digitalizzato. Digitalizzato è un sinonimo di discreto. Allora, la rappresentazione digitale o numerica, e questo è il punto, numerica, quindi discreta, utilizza quantità discrete, cioè sono numerabili, sono quantizzabili, discontinue. Quindi il vantaggio del digitale, perché oggi abbiamo tutto digitalizzato. Perché si può semplificare un segnale analogico dividendolo in diverse parti e assegnando ad ognuna di esse un valore numerico, cioè lo si può spezzettare, cioè lo si può frantumare in
unità che possiamo in qualche modo controllare meglio, ordinare meglio. Il segnale così scomposto può essere archiviato, modificato e successivamente ricomposto attraverso il procedimento inverso, conversione digitale analogica. Non lo possiamo fare tranquillamente. Allora, esempi. Che cosa vi stavo dicendo? Qui abbiamo la rappresentazione di un segnale analogico, è una, diciamo, un'onda sinusoidale, che è appunto questa, lo circuito segnale analogico, che è una curva continua. E senza interruzioni. Quella digitale, al contrario, quella che sta sotto, che viene frammentata, viene ridotta a geometrie, questo è estremamente interessante, a geometrie di genere, in genere video, diciamo un genere, comunque per fare cose molto semplici, però può anche essere fatto in un altro modo. Viene frammentata, suddivisa in gradini, ciascuno dei quali con un valore e altezza definita. Quindi qui abbiamo una vera e propria traduzione, cioè quando noi parliamo di riscritture possiamo anche parlare di traduzioni. Se consideriamo la non so, uno studioso, un grandissimo semiologo come Yuri Lotman, per esempio, e diciamo, cosa dice Yuri Lotman, detto in soldoni, scrive un sacco di roba, però io vi dico la traduzione è il cuore della teoria lotmaniana. Lui ci dice, insieme poi dopo Roman Jakobson riprenderà queste cose, che la traduzione è una delle cose tipiche dell'essere umano, vale a dire, non è vero che noi traduciamo soltanto da una lingua all'altra, ma noi traduciamo anche nella stessa lingua. Nel momento in cui facciamo una parafrasi, stiamo traducendo. Che cosa fa qualche volta la nostra professoressa Chiusaroli con strutture brevi? Traduce sintetizzando. E quindi diciamo, oppure possiamo tradurre non all'interno della stessa lingua parafrasando, ma anche facendo una traduzione con altri tipi di segni, per esempio raccontando un quadro, oppure raccontando un'azione, e quindi in quel caso stiamo facendo una traduzione in lingua da qualche altra cosa. Allora, ecco, qui c'è la traduzione di un segnale analogico in digitale della Venere di Sandro Botticelli e della rappresentazione di un'onda sonora. Allora, come vedete, questo disegno è stato prima suddiviso in quadrettini, no? Poi in quadrettini più piccoli e infine in quadrettini quasi puntiformi, tanto che la nostra percezione non si accorge che quella immagine è un'immagine digitale, scusate, che quella immagine è un'immagine digitale e non un'immagine analogica, cioè quella che aveva fatto Botticelli o quella che faceva per esempio un fotografo quando non c'erano le foto digitali. La stessa cosa vale per la rappresentazione di un'onda sonora. Altra cosa importante, le scritture alfabetiche sono lineari. Questa è una proprietà delle scritture, essere tutte. Essere lineari. Lineari vuol dire che possono andare le scritture da destra a sinistra, da sinistra a destra, dall'alto in basso, dal basso in alto, e forse anche in trasversale se ci vogliamo, ma devono essere lineari. Quando un archeologo si trova davanti a qualcosa di nuovo, che in genere, sapete, nelle
nelle società arcaiche è un po' difficile, no? Stabilire qual è una immagine e qual è una scrittura. Bene, la primissima cosa che si deve vedere è se queste, diciamo, queste immagini sono in sequenza, se sono lineari oppure sono distribuite nello spazio. In quel caso, se sono lineari, è molto probabile che siano scritture, quasi sempre. Ora noi abbiamo dei caratteri, per esempio 4, ne prendiamo, A, E, V ed N, che servono a scrivere, diciamo così, parole come vena, nave, vane. Questi tre caratteri, questo cominciamo subito a fare questa osservazione, questi tre caratteri danno origine a queste tre parole, cioè li distribuiamo in modo diverso e ci danno queste tre parole. Ma la combinatoria permutativa di queste quattro lettere, attenzione, senza ripetizione di caratteri, questo è molto importante, se no salta tutto, è 4 fattoriale. Cioè fattoriale cosa vuol dire? Che sono 24 tipi di raggruppamenti dati da questa operazione 4 per 3 per 2 per 1 che dà 24. Le combinazioni di questi 4 fonemi sono 24, ma di questi 4 grafemi sono 24, ma solo 3 di queste sono significative. E degli altri 21 che ce ne facciamo? Ci possiamo fare qualche scrittura segreta. Cioè a dire che possiamo, diciamo, scrivere ANEV, NEAV, ANV e tutte le altre. Però per farci qualche scrittura segreta, perché siccome sono 21, intanto io devo sapere quale parola voglio mascherare. E poi chi legge deve sapere la regola secondo la quale ho costruito questa sequenza, perché se no, vabbè, diamo i fonemi, insomma, no? Così. Bene. A questo punto sono state costruite per l'appunto delle regole che sono indispensabili per fungere da bussola, da filo d'Arianna, per ritrovare il testo chiaro che era stato offuscato attraverso lo scompiglio di quei fonemi. Ora volevo aggiungere una cosa. L'importanza delle regole. Abbiamo parlato, appena ho aperto questo discorso, dei giochi linguistici che sono tipici di Wittgenstein. Bene, io direi che forse bisognerebbe accentuare il fatto che ogni gioco è retto da regole, se no non è un gioco. Nella nostra lingua abbiamo giochi, anche quando diciamo giochi d'acqua, è la stessa cosa, giochi d'acqua non ha le regole, diciamo, no? Perché l'acqua se ne va come ti pare, eccetera, eccetera. Giochi di carte ce l'hanno, no? In inglese invece ci sono due belle parole che così ci fanno capire bene che si tratta di due cose diverse. Uno è play, il gioco d'acqua, e l'altro è game. Il game è sempre retto da regole. Ecco, noi ci occupiamo del game. Bene. Oh, questa è una bellissima tavola delle commutazioni ebraiche, perché ho messo fatta presa da un testo del 586 che si chiama Traité des chiffres, un secret manière d'écrire, anzi lui dice descrivere in francese antico, di questo autore che è Blaise de Vigenère, un personaggio estremamente importante che fa un compendio, sono parecchie le persone che fanno dei compendi, in questo senso è stato anche un alchimista e conosce molto bene l'ebraico. Ma perché ve la faccio vedere come prima? Perché la prima crittografia che noi troviamo in assoluto la troviamo nella Bibbia. E quindi il primo
alfabeto, in questo caso non è un alfabeto come lo intendiamo noi, cioè con le vocali e le consonanti, ma è un alfabeto specificamente consonantico. Però anche con l'alfabeto consonantico si possono fare un sacco di cose, anzi se ne possono fare tante e anche diverse da un alfabeto come lo conosciamo. Allora, quello che troviamo nella Bibbia, nel libro di Geremia, si chiama Akbash. Ed è una scrittura segreta che ad A fa corrispondere Z, questo ve lo faccio in italiano però, non in ebraico perché non sarei in grado. Ad A corrisponde Z, a B corrisponde V e quindi è alla rovescio, no? Allora, questo perché si chiama Akbash? Perché la prima lettera è una A, però attenzione, questa A è una semivocale, perché questo è un alfabeto consonantico. Quindi per noi è una vocale, ma quella è una semivocale. Che viene sostituita da una T, che è l'ultima lettera dell'alfabeto ebraico. Bene. Poi c'è una B, che è la seconda lettera dell'alfabeto, che viene sostituita da una sh, che è la penultima lettera, quindi la A di mezzo è eufonica, va bene, per pronunziarla, perché sennò. E questo è il primissimo alfabeto crittogrammato che serviva per fare, perché è interessante trovare in questo libro di Geremia, per esempio, che cos'è che crittografano, perché è la Bibbia, è crittografata la parola Babel, la parola la parola Babilonia. È crittografata la parola Babilonia nel senso che è innominabile, cioè è una esperienza talmente orrenda che è innominabile e quindi viene sostituita e diventa Sheshach, qualcosa del genere. Oh, ecco qua, un bel Akbash. Questo è stato trovato da Hugh Schoenfeld, che è un biblista dei rotoli del Mar Morto. Voi sapete, credo, che i rotoli del Mar Morto sono stati trovati in una caverna, eccetera, non tanto tempo fa, qualche decennio fa. Comunque, questo biblista si è messo a studiare una cosa particolare, cioè una parola che era una parola sacrilega in qualche modo, Baphomet. Il Baphometto cosiddetto era una parola che rappresentava uno strano uomo barbuto che nell'accusa che Filippo il Bello rivolse ai Templari rappresentava un idolo che secondo lui, perché ovviamente lui voleva prendersi il patrimonio dei Templari, è una cosa molto più complicata di così, comunque la scriviamo, quindi era un idolo che essi, cristiani cattolici, avrebbero adorato e quindi dovevano andare, diciamo, dovevano essere perseguitati, poi li hanno sterminati in questo senso. Bene, questo signore invece scopre che Baphomet non è per niente questo uomo barbuto, sì c'è anche un uomo barbuto, ma le due cose non sono in connessione, ma se applichiamo l'Akbash a Baphomet abbiamo un'altra parola che è Sofia, e quindi è la sapienza. Baphomet è l'Akbash, la crittografia della parola sapienza. Voi sapete che molte chiese di epoca, diciamo intorno al 1000, 1200, anche un po' prima, non so, faccio un esempio molto banale, ma questo è ancora precedente, Santa Sofia di Bisanzio è
dedicata alla sapienza divina. Quindi queste persone, che ovviamente erano femminitari, sapevano usare la Tudashu. Allora, quando è, e questa è una cosa che mi ha suggerito di chiarire per Benino, o almeno insomma ci provo, la voce di Sarusalone, cioè quando è che si usano le crittografie? A che servono queste crittografie? Beh, oggi si usano moltissimo. Un tempo venivano adoperate soprattutto nella diplomatica e nella, diciamo, nell'arte militare, nella politica in qualche maniera, no? Ma oggi si usano sempre in quest'ambito, ma anche per esempio nello spionaggio industriale, nei segreti bancari e via discorrendo. In un altro modo che poi vi farò vedere, che non vi dovete spaventare, cioè vi farò vedere come non vi dovete spaventare di queste cose. Bene, qui c'è uno scherzetto che non so, mi è piaciuto far vedere. Allora, si chiama isopsefia. La isopsefia è, come dire, il corrispettivo greco della cabala ebraica. La cabala ebraica è anche molto, è stata utile per fare le crittografie, va bene? Perché? Perché l'alfabeto ebraico e l'alfabeto greco sono anche numerici. Avevamo parlato prima del fatto del numero, no? Quindi alfa vale 1, beta vale 2, gamma vale 3, eccetera, eccetera. Ogni parola può diventare un numero. In questo caso qui troviamo una iscrizione crittocristiana di Filippopoli, che sta in Bulgaria, la parola ope, la omega, scusate, è uguale a 800, il pi greco è uguale a 80, la e l'eta è uguale a 8 e dà 888. Ma 888 viene dato anche da Jesus, dalla parola Jesus, e viene anche da, quindi diciamo in questo senso sembrerebbe che Jesus sia crittato in ope. Empeiron da 760, Aiter da 128, la loro somma da 888, e bisogna vedere che rapporti ci sono con quella di Jesus di cui si parlava prima. Questo è un principio cabalistico, non insisto su questa cosa, chi vuole se lo va a vedere, perché in questo caso bisognerebbe trovare dei rapporti nascosti che ci sono tra le parole che vanno lo stesso numero. E su questo è costruita gran parte di Castel del Monte in Puglia. Vabbè, questo come. Poi c'è un cifrario importante dell'antichità, che è il cifrario di Cesare. In questo senso è molto semplice, perché il cifrario di Cesare salta tre posti, cioè al posto della A c'è una D, al posto della B c'è una E, al posto della C c'è una F. Molto, molto, molto semplice. Naturalmente posso aumentare il numero di posti, no? Io sono 3, 4, 5, da lì, sempre di Cesare. La cosa curiosa che però vi voglio raccontare è che questo cifrario Cesare lo usava per la famiglia. Come mai? Perché probabilmente perché appunto essendo diciamo una città come Roma, una città, tanto vero poi l'hanno ammazzato, voglio dire, no? Cioè bisognava stare un po' attenti, perché invece quando lui scrive a Cicerone nelle Gallie, che Cicerone sta in guerra con lui, gli scrive un messaggio in latino con lettere greche, perché tanto i galli i greci non lo sapevano, ma un patrizio romano sì. Adesso diciamo andiamo sull'estetica, va bene? Perché anche questo da vedere sono belle, no? Questo è sempre il
Firenze e di Genere, tabella delle connotazioni ebraiche e latine. Si possono utilizzare dei segni inventati, fatti in questo modo, geometrico, diciamo, che possono essere utili sia per chi scrive in ebraico, perché sopra c'è il carattere ebraico, vedete alfa, alef, scusate, e bet, obi, eccetera, e possono essere utilizzati sia per, appunto, per scrivere in ebraico, sia per scrivere in latino, e possono anche essere utilizzate per scrivere dei numeri, come potete vedere. Oh, qui ce n'è ancora un altro, questo è un alfabeto geometrico, sempre come prima, sempre dello stesso tipo, però è soltanto latino. Qui, questo è sempre di Jenner, è un alfabeto che richiama la filosofia spagirica paracelsiana. Che vuol dire? La filosofia spagirica è una filosofia, diciamo, alchemica medicale di Paracelso. Paracelso era un alchimista medico, e come vedete è fatta con dei segni zodiacali. Questa, non proprio questa, ma con i segni zodiacali è fatta anche una piccolissima crittografia usata da Eco nella nel primo suo libro, voi aiutatemi, c'è a un certo punto una cosa piccolissima dove si usa questo alfabeto, è molto semplice. Questo invece è Giambattista Della Porta, napoletano, che anche lui scrive un grosso compendio, perché questi, tutti questi che vi sto nominando scrivono dei grossi volumi, che sono una specie di enciclopedia di tutte le crittografie che loro conoscevano e che le mettevano insieme, no? per un compendio. Questi sono dei bellissimi alfabeti a stecco, e come vedete viene fuori una scrittura di questo genere, che è molto difficile da decifrare, quella che sta in basso, perché bisogna trovare il momento di interruzione, se no non trovi più il segno che indica la lettera. Questa è un'edizione, l'ho presa da un'edizione del 602. Oh, e questo è interessante perché qui abbiamo sempre Blaise de Genève ed è una mnemotecnica di un alfabeto. Perché è interessante? È perché quando uno sta proprio in guerra o sta nudo di tutto, come fa a ricordarsi uno di quegli alfabeti lì? È difficilissimo, no? Cioè, ricordarsi un alfabeto a stecco così non è facile, è molto difficile. Allora, ecco, subentra la mnemotecnica. Che faccio? Faccio due parallele, due coppie di tre parallele che si intersecano, e comincio a fare la A che comincia da qui, A, la B che fa e comincia da qui, C, D, E, F, G, H, I, e poi ricomincio da capo mettendoci un puntino dentro. Questo alfabeto alcuni dicono che è molto antico e che è stato ripreso dalla massoneria, che lo chiamano alfabeto massonico. Comunque è un alfabeto ed è interessante la questione della mnemotecnica, perché questo è proprio uno di quegli alfabeti da sopravvivenza, non c'ho niente che faccio. E questa invece è una mnemotecnica molto più complicata, una mnemotecnica a croce di Malta. In realtà è difficile, cioè bisogna avere la croce di Malta, cioè mentre quello è facilissimo, questo è molto più complicato. Si dice anzi che una croce di questo genere venisse costruita, venisse con delle parti che erano incise o parti che erano invece lasciate lì,
bordatura perché si riconoscesse, si potesse riconoscere che in questa parte della triangolazione avevamo una serie di lettere che erano A, H, I, O, S, X, ripassando, no? Perché vedete, questo è l'alfabeto in realtà, che sono tutti frammenti di questo. Quindi questo è molto, molto complicato, comunque è una mnemotecnica a croce un'altra. Questo, perciò dicevo, una cosa estetica, è interessante anche da un punto di vista proprio, addirittura della porta, che è un, diciamo, insomma, siamo già nel 600, barocco napoletano, vedete, che gli fa pure la sua cornicetta, no? A questo bellissimo, a questa bellissima crittografia che ha un andamento un po' precisante, no? Ma un po' bizantineggiante, ma insomma in realtà una crittografia non mi fa capire niente. E questa è una delle tavole più famose, sono una serie di alfabeti fantastici sempre della porta, sempre con la sua cornice e tutti questi piccoli segni che sono segni di fantasia, sono da lui inventati. Guardate, non è facilissimo inventarsi questi segnetti. Questo poi ha anche la proprietà, se voi vedete, perché c'è una A di A, diciamo che è questo, e quindi diciamo riportabile a due alfabeti che fanno da coordinate cartesiane, quindi c'è poi la possibilità di intersezione. Questa è un'altra bella crittografia. Oh, e poi qui abbiamo una crittografia talismanica per Caterina de' Medici. Caterina de' Medici, 1519-1589, è una regina di Francia che per un certo numero di anni, se non mi sbaglio 6 o 7, non ha avuto figli. E questa era una cosa gravissima per quanto riguardava la dinastia, cioè diventava molto pesante. Se voi ci pensate, non so, in certi anni c'è stato addirittura lo scisma inglese, perché diciamo le mogli di Enrico VIII non riuscivano ad avere dei figli, insomma in realtà ce l'hanno avute, ma poi il figlio maschio ha dovuto cambiare diverse mogli e poi il figlio maschio è stato molto morto. Allora, per i regnanti era una cosa molto problematica. Allora lei per molto tempo non ha avuto figli, poi ne ha 27-8, non ricordo, insomma. E possiamo fare un po' di gossip? Allora, ha avuto sì. Allora, questo diciamo è una crittografia talismanica di cui vi racconterò tutto tra un momento, cioè serviva per ingraziarsi gli astri per avere dei figli, vabbè? Ma in realtà il consiglio per avere dei figli gli fu dato dalla Madame Diana, che era l'amante di suo marito. Quindi si erano messi insieme e ha detto: senti, guarda, facciamo una mano. E quindi questo è molto interessante. Allora, questa crittografia talismanica, diciamo, è stata fatta da un celebre occultista che era Agrippa di Netzschein, che secondo me voi in qualche modo avete orecchiato, perché è molto molto noto. Che cosa fa questo signore? Siccome la regina doveva avere dei figli, questi figli è chiaro che non potevano che nascere per intercessione del Venere, del pianeta Venere. Allora, io non vi sto a dire come si costruisce un quadrato magico, perché sennò non la finiamo più, però il quadrato di Venere è un quadrato di 7 riquadri
da una parte e 7 in verticale, quindi a questo punto ha 49 di quadri e la somma di tutte queste caratteristiche dei quadrati magici è 175. Bisogna trovare il nome ebraico dell'angelo di Venere. Come si fa? Si fa con quella ipsosefia di cui abbiamo parlato prima, cioè bisogna trovare un nome angelico che corrisponda al numero 19, del numero 49, cioè il numero dei quadrati. Questo nome angelico viene trovato in Argel, che in ebraico è scritto come lì, ma lasciamo perdere, e che comunque numericamente è 5 più 3 più 10 più 1 più 3. Che cosa gli fa a questo punto? Questo numero lo si riduce in una linea, in un piano, si va dal 5 al 3, in questo modo, una linea retta, dal 3 al 10, poi secondo un procedimento cabalistico l'1 può diventare 10 e quindi rimbalza nella casella del 10 e ritorna al 3 per lo stesso, alla casella del 3 per lo stesso procedimento 3 uguale 3, per cui dà origine a questo, che viene che di la casella di prima, no, ecco, che sta qua, eccolo qua. Questa è una traduzione delle traduzioni delle traduzioni. Comunque sono cose estremamente affascinanti, sono cose rinascimentali, diciamo, che se uno ci fa il gusto, vi assicuro che vi portano ad associazioni all'infinito. Vabbè, insomma. Ecco, poi abbiamo qui Athanasius Kirk, che è invece un gesuita seicentesco molto importante, si fa una crittografia musicale. Chi conosce la musica può fare anche delle piccole frasi e tradurle con questo... con questo alfabeto vedere cosa viene fuori naturalmente, che è simpatico. Qui c'è un altro, guardate, questo è un famoso autore che ha un anagramma, Gustavus Serenus, in realtà si tratta di Augusto II di Brunswick-Lüneburg, era un duca. Allora, Augustus, l'anagramma è Gustavus, e poi Lüneburg diventa Selenus, perché c'è la luna in latino e greco, scusate, Selene, e viene latinizzato in Selene. Costui fa un altro di questi alfabeti musicali. Qui c'è addirittura un alfabeto fatto con le costruzioni, ci possiamo fare un castello, però quello, scusate, quello rappresenta poi una crittografia, cioè ci sono cose più impensabili. Oh, questo è interessantissimo, una serie di alfabeti con le quali possiamo costruire, no? Le frasi, se vedete, e qui è interessantissimo perché questo alfabeto qua è l'alfabeto che si trova nella Utopia di Tommaso Moro e lui lo prende come un alfabeto vero. A questo punto noi abbiamo pensato questa questione di poter sostituire un alfabeto, quello canonico, con un altro alfabeto di lettere che noi scegliamo, che diamo al nostro riferimento, no? Per poter tradurre una cosa. Però che succede? Che questa crittografia che si chiama monoalfabetica, cioè ha un alfabeto solo, cioè un alfabeto che sostituisce quello canonico, è molto fragile. Perché è molto fragile? Perché a un certo punto, diciamo, soprattutto questo gli ebrei, anche se poi gli arabi, diciamo,
se ne sono appropriati e per fare delle loro cose di tipo coranico, eccetera, ma hanno scoperto attraverso queste, diciamo, questi studi sul Corano, sulla Bib, venivano fatti questi studi per vedere quali erano le frasi effettivamente, diciamo, pronunziate da Maometto e quelle invece che erano state poi successive. Vabbè, insomma, viene fuori questo. Viene fuori che nelle lingue, per caso era un certo tipo di arabo, che nelle lingue ci sono delle lettere che si ripetono più di altre. Quindi in un crittogramma, se noi vediamo che c'è un segno ripetuto un certo numero di volte, il crittogramma deve essere lungo, se no non si ripete niente. Se è una scrittura breve diventa una cosa quasi impossibile. Beh. Che succede? Che si può identificare quella lettera. Perché qui abbiamo un indice delle frequenze, le frequenze delle lettere in italiano su modulo 21, le lettere in italiano in questo senso, diciamo, non hanno la doppia V, la X e la Y, comunque quello canonico di una lettera. Quello inglese invece, e qui vedremo poi perché molte cose, molti crittogrammi nella narrativa sono in inglese, quello inglese invece cosa c'ha? C'ha un numero altissimo quando parliamo della lettera E, cioè abbiamo 12,70 circa, o più di 70, che rispetto alla frequenza, non so, della T che è 9, che già possiamo identificare immediatamente, no? Che quella è una E. Per l'italiano è diverso, perché noi abbiamo sì una E a 11,79, che è molto alta, è la più alta, ma vicino abbiamo una A che è a 11,74, quindi diventa difficile decidere, no? quale delle due potrebbe essere. E chiaramente noi dobbiamo, in un crittogramma, dobbiamo cominciare a identificare, no? Questa potrebbe essere una A, questa potrebbe essere una E, questa potrebbe essere una T, attraverso l'analisi delle frequenze. Ora, vorrei ricordare che l'analisi crittografica non è un'analisi meccanica. Primo, perché dobbiamo trovare in quale lingua è scritta, perché sennò le frequenze saltano. Dobbiamo trovare possibilmente a chi è indirizzata, perché così possiamo sapere del destinatario, e dobbiamo sapere possibilmente dell'argomento, perché il campo semantico dell'argomento, cioè tutte le, se noi prendiamo la parola come cavallo, molto probabilmente questa parola ha una serie di associazioni semantiche che hanno a che fare con l'ippica, per dire, a meno che non ci siano delle metafore, insomma, questo. Quindi non possono parlare, che ne so, di guerre cinesi. È difficile, insomma, per dire. Quindi l'argomento è anche importante, più o meno, intuirlo, se in questo senso. Ed ecco qui che abbiamo un esempio di come si decritta. Questo è un crittogramma celeberrimo. È un crittogramma di Edgar Allan Poe, per il suo racconto Lo Scarabeo d'Oro del 1843. Guardate, io vi ho fatto vedere solo questo, c'è una storia precedente, in realtà questo signore che si chiama Legrand, no? È un giovane, insomma, che pur essendo di una famiglia antica e piuttosto squattrinato, ma trova, no, trova a un certo punto una
uno scritto, e questo scritto per caso lo mette a contatto con il fuoco, con il calore. Questo scritto era per l'appunto fatto con l'inchiostro simpatico, che è un modo di nascondere. L'inchiostro simpatico è un modo di nascondere, che con il calore reagiva e faceva vedere che cosa conteneva questa pergamena. Ci sono varie cose, ma adesso non ve le sto a raccontare, anche se sono molto belle, forse voi le conoscete già. E qui però, ecco, vedete, abbiamo una crittografia fatta di numeri e di segni di interpunzione, che è una cosa terribile. Cioè, io non so se anche a voi, io adesso ci ho fatto un po' l'abitudine, devo dire, ma la prima cosa che ti viene in mente è di distogliere lo sguardo da questo guazzabuglio del quale non si capisce niente, non riesco a trovarne il senso. Quindi da questo punto di vista noi ci troviamo di fronte a qualche cosa di molto raffinato. Cioè, in realtà l'autore di questo crittogramma dovrebbe essere un certo bucaniere, Capitan Kidd, persona rozza, grossolana, violenta e assassina. Invece questo espediente è un espediente molto raffinato, questo è Poe, non è Capitan Kidd, il quale per nascondere ancora di più, per scoraggiare chi legge questa sequenza, gli crea qualcosa di difficile da fissare. È antipatica questa cosa da vedere, non ti attrae. Fatto sta che il giovane Brown, no, non si lascia scoraggiare e attraverso l'analisi delle frequenze scopre, per esempio, che la E equivale a 8, al numero 8. Perché? Perché il numero 8, come vedete, qui ricorre un sacco di volte. E così via. In realtà lui non costruisce tutto l'alfabeto, arriva soltanto fino a qua. Queste sono le lettere che gli servono. Allora arriva a questa decrittazione, la decrittazione 1. Perché? Perché, come vedete, in inglese, no, tutta la sequenza è una sequenza continua, non ha uno stacco tra una parola e l'altra. Questo è ancora un espediente per rendere difficile la decrittazione. Decrittazione 2, si cominciano a dividere le parole per trovare un senso. Ma una volta divise le parole e trovate nel senso la cui traduzione è questa, si affaccia in modo, come dire, violento, in modo molto prepotente, Capitan Kidd. Questo linguaggio è un linguaggio molto primordiale, molto primitivo e anche un po' colloquiale e anche gergale. Per esempio, un buon vetro nell'ostello del vescovo, nel seggio del diavolo, beh, insomma, comincia a essere complicato. 41 gradi 16 minuti, sì, si dà una localizzazione e qui si capisce. Sparare dall'occhio sinistro della testa del morto, molto ci capiamo tra di noi. Una ancora peggio, una linea d'ape dall'albero attraverso lo sparo, 15 metri fuori. Insomma, cioè già bisogna decrittare per questo, cioè bisogna chiarire anche questo. Naturalmente, in che modo ci riesce il Gran? Il Gran ci riesce andando sul posto e cercando di capire attraverso il contesto locativo proprio, di che cosa sta parlando, avendo l'appoggio di una vecchia signora che conosceva un po' il dialetto di molti, molti anni fa. Quindi, un buon vetro, per esempio, è un canocchiale. L'ostello del vescovo è una località, Bishop's Hope.
e via discorrendo. Quindi trova anche in loco il chiarimento di questo, trova ovviamente il tesoro. Qui ne abbiamo un altro, sempre con quella questione che vi stavo dicendo a proposito delle frequenze. Si tratta dell'avventura in lumini danzanti, è un bellissimo racconto di Sherlock Holmes. Sherlock Holmes fa molti racconti con le crittografie. Comunque questo è uno dei più classici, forse il più classico. Questa è una delle sequenze che però Holmes non riesce ad evitare, deve aspettare altri messaggi, perché la sequenza sia abbastanza lunga per poter fare l'analisi anzidetta, perché sennò se è troppo corta non ci riesce. La questione delle sequenze non è applicabile. Se vi piace questo racconto, diciamo, se vi piace Holmes, diciamo, questo racconto è molto adatto perché è una vera lezione didattica, proprio vera, proprio puntuale, di come si fa una lettura. Qui abbiamo ancora, tornando un passo indietro, a Blaise de Ligonier, sempre il suo delle cifre. Qui abbiamo un alfabeto, come vedete, A, B, C, D, E, eccetera, eccetera, e poi delle lettere nulle. Che significano le lettere nulle? Le lettere nulle significa che non hanno nessun valore, nel senso che non sono attive nella crittografia. Allora, se vi faccio un esempio, me lo sono scritto, prendiamo il nome Carlo, bene? Se io lo devo crittare, l'ho scritto in questo modo, GTZRX. Come faccio con le nulle? Beh, Carlo per G D mi può diventare Guido, cioè la U e la I sono nulle, quindi chi sta dall'altra parte sa che non le deve, diciamo, considerare, e poi ci posso mettere uno strano cognome di tipo Zerix, che sembra un nome, un nome un po' strano, Zerix, però per esempio Federico Zerix si chiamava Zerix, per dire. Poi ci aggiungo una X, oppure posso dire 10 in romano, no? E così funziona il tempo. Però anche questo modo non è un modo sicurissimo, cioè sempre nel Medioevo e nel... qui siamo alla fine. Allora facciamo, diciamo, una prima tranche fino a mezzogiorno, poi chi può rimanere comunque rimane. Perché questo autore, Leon Battista Alberti, è il più grande stratega di crittografia mai esistito. Questo di Rimini ha fatto la... questo che cosa fa? Gli viene detto, guarda, le nostre crittografie sono insicure, che facciamo? Le nostre crittografie non alfabetiche. E lui inventa una cosa grandiosa, le facciamo con più alfabeti. Per cui una A non è più derivabile da un solo alfabeto canonico, ma la posso sostituire con altri alfabeti ancora, almeno altri tre in questo caso, anzi quattro, uno, due, tre, quattro. Quindi può essere crittata in quattro modi diversi, e quindi non ci sono ripetizioni, non ci sono oggetti, non c'è niente. Quindi, poi si può, anche questo si può fare breccia, ma insomma non ve lo racconto. Oltre a essere un grande crittografo, il suo disco cifrante viene pubblicato 100 anni dopo la sua morte, perché lui non voleva,
è anche il primo autore che ha fatto una grammatica italiana, si chiama La Grammatichetta Vaticana del Fiorentino. Bene, questa è la grammatichetta, disco cifrante fatto da Della Porta, ma sempre dietro, Battista Alberti, Giovanni Tritemio, la crittografia, scusate, la poligrafia, una serie di alfabeti. Questo è molto bello perché l'immagine è bella. Poi, questo via, Tritemio fa delle crittografie con i vocabolari, cioè un po' come i pizzini che faceva il nostro mafioso principale, diciamo, no? Per i pizzini che avevano appunto il corrispettivo nella Bibbia. Qui si può avere invece il corrispettivo in una serie di dizionari. Qui c'è la tabula recta che prende una serie di alfabeti, vedete A, B, C, D, B, C, D, pure C, D, E, fino ad arrivare alla fine. Sono, si prendono due a due. Ecco. Poi c'è la steganografia, che è quella di cui vi ho parlato prima, cioè nascondere già da prima la crittografia. Cioè, per esempio, la lettera lombarda di Po, oppure quell'espediente per farti togliere gli occhi, oppure qualcuno di voi ricorderà il Gattopardo, quando Tancredi scrive allo zio c'è una pagina che si può togliere. La lettera è indirizzata a tutta la famiglia, ma quella pagina solo allo zio. Questo è una steganografia. Non vi racconto ancora Tritemio, magari lo riprendiamo dopo. Questa è una bella immagine di Serenus, quello che abbiamo visto prima, con tutti i modi, no? Il crittografo, la lettera che viene data al personaggio che lo porta da un'altra parte, la colomba che viene intercettata, la persona che scappano con la nave, e sono tutti modi di comunicare. Ancora qui una persona importante, Giovan Battista Bellaso, che inventa la parola chiave. In questo caso la parola chiave è Iove, che può essere messo in questo modo: Iove, 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 la V diventa U, e si possono creare in questo modo una serie di alfabeti. Questo alfabeto si chiama IDUC, cioè se io per esempio ho una parola chiave come verme, che abbiamo, allora se devo crittare, non so, attenzione a chi arriva, dirò attenzione a chi arriva, ho quattro alfabeti, va bene? Con la parola verme ho la V, quindi attenzione la cripto con V. A lo cripto con questa A che sta qui, con questo alfabeto. Chi lo cripto con questo alfabeto, arriva lo cripto con questo alfabeto. Questo è il gioco. Ma poi Bellaso fa un sacco di... si arrabbia molto perché fa una serie di ingiunzioni per plagio, addirittura per Ateneo, fa un vabbè, comunque. Ecco. Questo è molto carino perché siamo dei licani, per esempio si possono fare due licani come gli alfabeti, vedete? Granelli d'oro, d'argento, di ebano e perle per fare dei licani. È chiaro che in questo caso sono solo delle cose per l'ornamento. Qui sono altri, qui c'è una serie di alfabeti che possiamo anche... Questa è anche interessante perché si fa con una biglia e poi facendo i punti che segnano le lettere. I punti sono questi e possono servire per fare un disegno, così o così o così. Qui abbiamo un'incisione di Lucas Killian, che è un personaggio molto importante. Oh, arriviamo a questo punto così poi abbiamo quasi finito. Dunque, siccome si parlava di analogico e digitale, noi ci troviamo di fronte a un oggi è possibile, no? Scrittare un'immagine, si fa.
attraverso la digitalizzazione, ma nel passato non si faceva. Allora, per esempio, una cosa interessante degli antichi egizi è che erano appassionatissimi di crittografia. Ma come facevano? Questo è il crittogramma del nome Nefertari, la regina, la famosa regina, la moglie di Ramesse II. Come fa? Fa in questo modo, perché il termine col quale ci si rivolgeva alla regina era Nefertiti Meritenut, che si scrive in questo modo. Questo nome è quasi omonimo di quest'altra sequenza, che è Nefertiting Meritenut circa, perché non so come si, nessuno sa come si pronuncia veramente, che però vuol dire e diversa lacrime davanti al mondo. E quindi c'è il ragazzino che sta davanti al mondo e versa lacrime. Ci sono, per esempio, per dire, casi di omonimia, in italiano sono pochissimi, no? La lingua italiana è pochissimo omofonica, ma altre lingue, come per esempio il francese e l'inglese, lo sono molto, va bene? Per esempio il francese, vuol dire sigillo, secchio, stupido, salto, foie vuol dire fede, volta, città, fegato, eccetera, eccetera. Qui abbiamo un salto, no? I termini sono belli, in italiano la traduzione è la stessa frase, la traduzione in latino invece è un'altra, va a Vitello Sol della Guerra. In inglese è bellissima questa cosa tra animale e parola che è tegorica. Categoriale è un derivato da gatto, no? E dogmatica è derivato da cane, da dog. Ci si possono fare un sacco di cose. Vabbè, ciao. Poi qui sono anagrammi di tipo tutto. Oh, poi qui abbiamo una serie di autori che sono dei disegnatori dell'epoca del 400. Questa è una crittografia di Giovanni Fontana, va bene? Anche qui di Maria. Però qual è la differenza tra queste, che sono delle macchine di tipo aristotelico, perché sono tutte insieme, sono disegnate in modo completo, e quest'altra cosa geniale invece, che è di Leonardo. Leonardo costruisce, inventa, si accorge platonicamente che possiamo fare la digitalizzazione, cioè scopre che le sue macchine possono essere non un sistema come quello di prima che abbiamo visto, no? Questo è un sistema, ma un sistema di sistemi. Ed ecco che mette i pezzetti in tutti i suoi fogli, sistema di sistemi. Allora, per nascondere, che fa Leonardo? Fa questo. A parte il fatto che i suoi fogli sono stati ridistribuiti dopo la sua morte, eccetera, eccetera. Però qui, per esempio, noi troviamo una sorta di labirinto tra i fogli 1021 verso, 1077 retto, 579 retto, che sono praticamente il cavaliere meccanico. Il cavaliere meccanico è distribuito in tutti questi fogli. Un po' perché all'epoca, noi abbiamo parlato di queste dello spionaggio industriale, no? Si faceva pure allora. Per cui Leonardo, cioè Fontana, fa la crittografia, si inventa. Leonardo addirittura si arrabbiava molto perché quando a Milano stavano costruendo in alto, lui aveva un giardino lì più in basso, diciamo a piano terra, e aveva paura che gli rubassero dall'alto i suoi disegni, insomma. E quindi comunque questa è una crittografia ed è, fate conto, io ho fatto un esempio, se io ho quattro fogli come quelli di Leonardo, devo scrivere una cosa come nel mezzo del cammino di nostra vita, che mi troverebbe una sedia oscura,
che la diritta via era smarrita. Devo fare così: primo foglio nel, secondo foglio mezzo, terzo foglio del, quarto foglio cammin, poi comincio da capo, per cui io ho una sequenza del tipo nel primo foglio: nel di ritrovai oscura via, mezzo nostra perché era, del via una la smarrita, cammin mi sembra diritta. Se io non so la sequenza, se io non so, diciamo, fare il percorso, non farò mai. Questo è il genio di Leonardo, il quale tra l'altro, sempre così genialmente, aveva inventato, per quanto riguarda la pittura, quel capolavoro assoluto che è la Vergine, la Sant'Anna e il bambino e l'agnello, che si deve leggere in un sacco di modi, inventando in quel caso l'anamorfosi, cioè applicando l'anamorfosi, cioè il distorcimento dell'immagine e la riposizione dell'immagine in una tavola che è appunto, non è una sequenza, insomma. Quindi dice, cioè, e lo rimproveravano perché ci aveva messo 10 anni a fare questo parte, lo vedo, è un teorema, no, insomma. Velocissimo, perché vi dicevo non abbiate paura dei numeri? Perché oggi si fa tutto un bit con il computer. Che cosa succede? Che con questo 0 e 1 la A mi diventa 1 0 0 0 0 1, la B 1 0 0 0 1 0. Beh, non ha nessuna importanza. Io, noi, lì consideriamo questi blocchi di numeri come se fossero lettere. Oggi piove, diventa così. E con questi blocchi ci faccio tutto quello che abbiamo detto prima, che lo facevamo con le lettere, ma ci viene permesso da che cosa? Dalla discretezza. In questo senso la discretezza è estremamente importante. Guardate, questo ve lo lascio perdere, perché? Perché dovremo avere un pochino più di tempo, nel senso che questo è l'ultimo ritrovato della crittografia ed è una crittografia asimmetrica, si chiama così, perché la chiave di questa crittografia la sa soltanto una persona, non tutte e due le persone che vengono in contatto. Ma per decrittare questa crittografia bisognerebbe riuscire a sapere i numeri primi che l'hanno generata. E i numeri primi che l'hanno generata lo sa soltanto chi appunto ha generato quel numero che serve per crittare. Ora, perché non si può fare? Perché la fattorizzazione del prodotto dei numeri primi è cosa che si deve fare ancora la Pitagora. Prova di prova, prova di prova, prova di prova. Nessun calcolatore lo fa. Il prossimo passo di genialità sarà proprio questo: riuscire a trovare subito, in tempo reale, non in 5.000 anni, come può succedere quando il numero è molto ampio, i numeri primi. Scusate di questa chiusa così veloce, questa coda velenosa, però il tempo è questo. Grazie.